La riforma goldoniana, seconda parte, proseguiamo il discorso che abbiamo fatto. Ragazzi, è chiaro, evidente che quando la commedia dell'arte era nata, ad esempio nel 500, c'era una precisa corrispondenza fra la realtà rappresentata e le forze che agivano nella società cinquecentesca. E allora c'era, ad esempio, il dottore che rappresentava, non so, la scuola, l'università, il capitano, le armi, lo Zanni che rappresentava la forza lavoro, il Magnifico che rappresentava il denaro. Alcune di queste maschere sono rimaste, maschere cinquecentesche, altre si sono un pochettino distinte fra di loro. Allora, diciamo, il dottore è diventato Balanzone, lo Zanni è diventato Arlecchino oppure Pulcinella o Brighella, a seconda del luogo, insomma, della città di origine di questo tale. Sta di fatto comunque che nel corso del Seicento questo rapporto stretto che c'era all'inizio della commedia dell'arte fra il teatro e il mondo e la società si era perso, capite? E invece Goldoni aveva proprio questa grande esigenza che il teatro non fosse avulso dalla società, ma che rappresentasse il mondo, che rappresentasse la realtà, capite? Allora le maschere erano diventate artificiali, la commedia si era ridotta al lazzo e alla battuta volgare. Ecco quindi che nella sua prospettiva moralistica Goldoni non può più ammettere che ci sia questa degenerazione. Ci siano un po' le sconcerie, dicevamo, le battute un po' salaci e anche oscene, insomma, della commedia dell'arte, perché aveva questo interesse moralizzatore. La commedia, secondo lui, doveva mettere in scena i vizi, certamente, ma per correggerli, non per fomentarli. È chiaro che invece se l'attore cercava la battuta a tutti i costi, sembrava proprio che presentasse il vizio non per correggerlo, no? Ma per, appunto, solo per far ridere, magari anche per presentarcelo quasi quasi come positivo. È il discorso, insomma, che abbiamo fatto sin dall'inizio dello studio di Goldoni, dei libri su cui studia Goldoni, che sono il teatro e il mondo. Ecco, il mondo, non le maschere, non le situazioni fisse che ormai erano presenti nella commedia dell'arte, ma il mondo. Ecco, infatti dice Goldoni, no? Le sue commedie sono regolate dai miei due gran libri, Mondo e Teatro, libri peraltro che daranno sempre a chiunque le vere lezioni di quest'arte. La natura è una universale e sicura maestra a chi li osserva. Ecco quello che diceva lui stesso, come dire, quindi l'importanza, insomma, della realtà. Goldoni percepisce l'esigenza del pubblico borghese di vedere rappresentati temi, personaggi e sentimenti più vicini alla propria vita reale di tutti i giorni, no? Ecco, capite quindi l'importanza di questi due libri, il libro del teatro e il libro del mondo. Ecco quindi che attua una riforma. Ecco, in questa riforma si rivaluta il ruolo dell'autore. Ecco, l'autore fa da mediatore proprio fra il mondo e il teatro. I punti essenziali della riforma goldoniana, infatti, sono il continuo confronto tra il libro del mondo e il libro del teatro. La conoscenza del libro del mondo consente di restituire un carattere naturale, non artificioso, alle vicende, ai personaggi e agli ambienti. Ma anche il teatro, occorre che appunto, ecco perché l'autore teatrale deve conoscere comunque anche il teatro, perché deve mettere in scena queste vicende, queste esperienze reali nel modo più adatto comunque per catturare l'attenzione del pubblico. Certamente deve essere qualcosa di reale, non di artificioso, ma deve essere anche comunque qualcosa di accattivante, ecco. Quindi infatti lui conosceva il pubblico, i gusti, le preferenze del pubblico. Goldoni era un uomo di teatro più che un letterato e lavorava a diretto contatto con gli attori e col pubblico. Ecco, nella sua riforma goldoniana obbligò gli attori a riferirsi a un testo scritto, rinunciando alle facili buffonerie. Eliminò gradualmente le maschere e piano piano dalle maschere si passa ai personaggi, quindi alla commedia di carattere. Quindi da commedia dell'arte a commedia di carattere. Gli attori si sentono in un primo tempo un po'
finiti, limitati, esautorati, no? Ma Goldoni poi li convince a ricorrere al testo scritto anziché al canovaccio, e quindi in questo modo l'autore può restituire le sfumature della realtà, la naturalezza, e quindi evitando l'artificiosità della commedia dell'arte. Il passaggio dalle maschere al carattere, cioè al personaggio. La maschera è convenzionale, artificiale, il carattere invece è naturale e realistico. Questo effetto di naturalezza, di realismo, è ottenuto attraverso la caratterizzazione linguistica e la caratterizzazione ambientale e sociale. Quindi usa anche dei linguaggi differenti a seconda dei personaggi che sta mettendo sulla scena. Quindi certi dialetti, abbiamo parlato in modo particolare per esempio del dialetto di Chioggia, presente nelle baruffe chiozzotte, parlano i popolani in quel caso, giusto? E quindi devono parlare il linguaggio che effettivamente parla la gente, quei pescatori di Chioggia. Il compito morale della commedia è quello di condannare il vizio rappresentandolo, compito che di per sé aveva la commedia alle sue origini. Se pensate ad esempio alla commedia greca o alla commedia di Plauto oppure alla Mandragola di Machiavelli, lui vuole recuperare questo aspetto. La sua riforma comunque è una riforma graduale, anzitutto operò con una parziale revisione del canovaccio. Prima c'era un canovaccio e lui incomincia a scrivere invece dei dialoghi che devono essere poi rappresentati esattamente come lui ha scritto, ad esempio nel Momolo Cortesan. In un primo tempo però lascia le maschere lo spazio dell'improvvisazione, dei lazzi, delle acrobazie. Poi piano piano le maschere vengono riportate alla loro funzione originaria. E quindi, ad esempio, la maschera di Arlecchino che diventa il servitore, no? Oppure altre maschere che diventano i padroni, i soldati. Mano a mano si impone un copione, si conservano i costumi tradizionali in un secondo tempo, ma viene imposto un copione a tutti quanti gli attori. Poi, quando compie radicalmente, insomma, la sua riforma goldoniana, a quel punto le maschere vengono definitivamente eliminate, maschere, costumi, e rimangono sulla scena solamente dei personaggi che sono personaggi reali, che si possono incontrare nella vita di ogni giorno. Ecco, qui vedete ad esempio nella pagina seguente, pagina 115, alcune delle maschere che erano le più frequenti, insomma, nella commedia dell'arte. I commedianti della commedia dell'arte spesso si spostavano con dei carri che diventavano poi dei palchi su cui rappresentavano le loro commedie. Le maschere più utilizzate, ad esempio la maschera di Pulcinella, la maschera napoletana più famosa. Pulcinella è un servitore pigro, sempre affamato, un grande opportunista, simpatico, però anche spesso con una piccola sfumatura di tristezza. Il suo costume bianco composto da un camicione, un paio di pantaloni larghi e un cappello. Solo la sua maschera, detta anche bauta, è nera. Arlecchino è senza dubbio la maschera più famosa, furbo, bugiardo, sempre protagonista di avventure divertenti. Ha un costume fatto di triangoli di tessuto uniti insieme, un cappello e una maschera, sempre un bastone di legno per difendere gli amici e punire i nemici. Balanzone invece è il dottore presuntuoso, sapientone, grasso avvocato bolognese, vestito di nero dalla testa ai piedi come gli scienziati, i professori, gli avvocati di un tempo, un gran pancione e un berretto in testa. Per fare impressione inserisce nei suoi discorsi delle parole latine. Colombina è la giovane serva, la cameriera pettegola, bella e piena di vita, come Arlecchino, furba. Aiuta la sua giovane padrona che ha molti problemi d'amore. Colombina è innamorata di Arlecchino. Veste il costume della popolana simile a quello di Arlecchino, ma come tutti i personaggi femminili della commedia dell'arte non porta la maschera. Quindi solo i personaggi maschili portano le maschere. Ecco, a questi dovremmo aggiungere anche pantalone.
che, famosissima maschera veneziana, rappresenta un po' la classe della borghesia, un anziano mercante, spesso in competizione con i giovani nel tentativo di conquistare qualche giovane donna. Cioè, in sostanza, Pantalone vorrebbe conquistare questa donna con i soldi, mentre invece, in genere, alla fine prevale il giovane che ha dalla parte sua appunto l'età. In altri casi invece Pantalone si disinteressa dell'amore ed è interessato solamente al soldo, al denaro. Rappresenta comunque in certe commedie di Goldoni un personaggio positivo, perché rappresenta un po' la concretezza borghese ed è ben diverso insomma questo dalla boria, ad esempio, aristocratica dei nobili. Qui abbiamo delle maschere che invece erano presenti sin dall'inizio del 500, come il capitano, no? Che poi dopo diventa, in altre rappresentazioni, Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte, Capitan Cardone, ma ripeto, all'inizio del 500 era un personaggio che aveva un legame con la realtà. Brighella, spesso nei panni del primo Zanni, servo furbo in contrapposizione col secondo Zanni, l'Arlecchino. Tartaglia, mezzo cieco e balbuziente, entra tra il numero dei vecchi, spesso nel ruolo del notaio. Pierrot, Pedrolino, nasce come Zanni, modificandosi poi nel famoso personaggio romantico, grazie al mimo Jean-Gaspard de Bourreau. Infine Stenterello, maschera fiorentina, che ebbe molta fortuna in Toscana tra la fine del Settecento e tutto il secolo successivo. Ecco, dicevamo quindi che dalla maschera al personaggio il percorso è lungo e accidentato. Qui abbiamo delle maschere che invece erano presenti sin dall'inizio del 500, come il capitano, no? Che poi dopo diventa, in altre rappresentazioni, Capitan Spaventa, Capitan Rodomonte, Capitan Cardone. Ma ripeto, all'inizio del 500 era un personaggio che aveva un legame con la realtà. Brighella, spesso nei panni del primo Zanni, servo furbo in contrapposizione col secondo Zanni, l'Arlecchino. Tartaglia, mezzo cieco e balbuziente, entra tra il numero dei vecchi, spesso nel ruolo del notaio. Pierrot, Pedrolino, nasce come Zanni, modificandosi poi nel famoso personaggio romantico, grazie al mimo Jean-Gaspard de Bourreau. Infine Stenterello, maschera fiorentina, che ebbe molta fortuna in Toscana tra la fine del Settecento e tutto il secolo successivo. Ecco, dicevamo quindi che dalla maschera al personaggio il percorso è lungo e accidentato. Riguardo al linguaggio, le commedie di Goldoni più delle volte sono proprio in dialetto veneziano. Lui può usare sia il veneziano sia l'italiano. Il dialetto però è una lingua proprio che rappresenta la realtà, ecco perché lui spesso predilige il veneziano rispetto all'italiano. Il linguaggio è anche elemento di identificazione del personaggio. Goldoni, già grazie alla sua professione di avvocato, conosceva la ricchezza e la dignità del veneziano. Nelle sue commedie comincia a sfruttare tutte le sfumature, tutti i registri sociolinguistici, tutte le varietà storiche e geografiche del veneziano. Abbiamo detto, nelle baruffe chiozzotte il dialetto di Chioggia, nei rusteghi un veneziano antiquato e rigido, più rigido insomma di quello dei giovani. In una delle ultime sere di Carnevale, varianti diverse a seconda della classe sociale di chi parlava. Nel Campiello, il veneziano parlato dal popolo. Quindi abbiamo svariati registri linguistici, come vedete. La scelta del veneziano risponde appunto all'esigenza fondamentale di Goldoni di rappresentare la realtà, il mondo, il libro del mondo. Il mondo da cui Goldoni legge è quello di Venezia, ecco quindi il motivo per cui scrive in veneziano. A un certo punto però poi ci sarà desiderio di raggiungere un pubblico più vasto e a causa di questo poi Goldoni deciderà di scrivere anche in italiano. Goldoni conosceva bene il proprio dialetto, che era la sua lingua materna, e molto meno bene l'italiano. Correva quindi il rischio di usare un italiano un po' libresco, arcaico.
e quindi ci sono un po' di arcaismi nelle commedie scritte in italiano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.